Cari iscritti santi, sono onorato di annunciarvi che sono il primo italiano ad essere entrato nel VR Zone di Shinjuku. Aver giocato a Mario Kart. Una cosa troppo bella. Poi ragazzi, ci siamo, eh? Io già sto spiegando le cose, la banana dietro. Banana martello. Dietro, palla avanti, martello in testa. Brava, palla no, vabbè. I'm the princess. Princess, Mario. Mamma mia. La cosa bella è che è risaputo che in Giappone urlare in pubblico è vista come una cosa di grande maleducazione e non si sa che abbiamo creato là dentro. La cosa più bella è che ci ho dovuto litigare per farla entrare nel VR Zone. E poi sentitela come urla! Sentitela! La risata da strega malevola malvagia proprio. Guarda come stai avanti. Ma vedi che bella. La testa vincinosa, ma stai vinto. Grazie, sono veloce. Magia da sinistra. Ma pure rotto il culo. No, vabbè ragazzi, mi ha battuto mia moglie a Mario Kart. Dopo anni che volevo andare in Giappone e giocare a quel gioco, mi ha battuto la mia moglie. Tenetevi pronti ragazzi per il video completo del nostro viaggio in Giappone, che varia da cose tipo questa. A cose tipo questa. Le Roppongi Hills, lo cazzo su arte, teta di ring. She canceled the first. E poi facciamo così e lui ritorna indietro.
Aspetta, ah, bello. Brutto per bacio. Che figo. C'è paura. Il corvo non può piovere per sempre, amore. Smetterà di piovere. Fly me to the moon. Chi è questa bionda bellissima? Ma quanto cacchio sono maschio alfio mentre sovrasto Tokyo dall'alto come uno yakuza. Ok raga, spero che il video vi sia piaciuto. Vi consiglio, per chi non si è iscritto, di iscriversi al canale, perché sta per arrivare un video anche sulle mie prime impressioni sull'HTC Vive e Mario Kart, ma soprattutto una fantastica nuova run di Fallout 4 in VR. Bella raga.